volta parliamo di come prevenire l'invecchiamento della pelle. Quindi vi darò 10 consigli utili per rimediare e per cercare di rendere la pelle più elastica, con meno rughe, quindi di prendersi cura effettivamente della nostra pelle per evitare l'invecchiamento. Iniziamo subito e partiamo dal primo consiglio. Si dice che mangiare 5 datteri al giorno e un pezzettino di zenzero dovrebbe prevenire l'invecchiamento della pelle. I datteri e lo zenzero sono ricchi di vitamine e di minerali. Il secondo consiglio è quello di non bere alcolici. Io non bevo alcolici, non li bevo mai, a parte il fatto che non sopporto proprio l'alcol, non riesco proprio a, cioè non mi piace proprio il sapore, a parte magari, sapete, un bicchiere di vino o un calice di birra, ecco, più di quello non vado oltre, non riesco proprio a berlo. Comunque non dovete bere alcolici perché l'alcol purtroppo invecchia la pelle. Quindi bevete analcolici se volete o comunque dei drink con pochissimo alcol e soprattutto bevete tanta acqua per idratare la pelle e per renderla più elastica possibile, perché più la rendete elastica e meno appunto compariranno le rughe. Terzo consiglio è quello di dormire bene, quindi di eliminare lo stress. Lo stress purtroppo è un cattivo nemico nei confronti delle donne, ma per tantissime cose. Vi ho parlato dello stress anche per quanto riguarda il grasso addominale, perché dormire di più e rilassarsi favorisce lo smaltimento del grasso addominale. Se non l'avete visto vi lascio qui il link per quanto riguarda la pancia piatta. E ahimè favorisce anche purtroppo l'invecchiamento, lo stress, quindi che bisogna fare? Bisogna rilassarsi il più possibile, ritagliare diciamo uno spazio del vostro tempo e dedicarlo a voi stesse, magari che ne so, facendovi la spa in casa, facendo una maschera viso, rilassandovi un pochettino, fate uno scrub, insomma vi prendete cura della pelle o dei vostri capelli, quello che preferite, vi fate un bagno caldo, una doccia rilassante, quello che volete, l'importante è che allontanate lo stress. Dovete fare questa cosa purtroppo ogni giorno in modo tale da staccare il vostro cervello dallo stress, dal lavoro e rilassarvi un pochettino e rilassare anche la pelle. Quarto consiglio riguardo all'alimentazione è quello di mangiare molta più frutta e verdura e di eliminare i cibi grassi e fritti, anche di questo vi avevo già parlato. È importante mangiare tanta frutta e verdura perché contengono vitamine che alla nostra pelle sono essenziali. Quinto consiglio è sfogliare la pelle, quindi dovete fare almeno uno scrub a settimana per eliminare tutte le cellule morte. Sesto consiglio è quello di pulire bene la pelle del viso dal make-up la sera. Mi raccomando, prima di andare a dormire togliete tutto il make-up, prima con un'acqua micellare, poi col sapone e poi andate ad idratare la pelle. È importante eliminare le impurità dal viso, altrimenti l'invecchiamento sarà più precoce e quindi si noterà molto di più la fuoriuscita di rughe, impurità che poi sono brutte da vedere, quindi mi raccomando pulite benissimo il viso dal make up prima di andare a dormire. Poi settimo consiglio, ahimè, non fumare, perché purtroppo il fumo invecchia la pelle. Io non fumo, non ho mai fumato, allora vi dico la verità, io ho 26 anni e tutti mi dicono ma sembri più piccola, non lo so, sembra che hai 20 anni, in realtà ho 26 anni, quasi 27 a luglio, tra pochissimo, e tutte queste cose che vi sto dicendo effettivamente sono valide. Io non ho mai fumato ed effettivamente mi rendo conto che non dimostro la mia età, quindi non fumare è importante per prevenire l'invecchiamento della pelle, perché il fumo, oltre a far male, purtroppo, ahimè, invecchia tantissimo, ma tantissimo la pelle. Penso che sia uno dei fattori principali dell'invecchiamento della pelle. Ottavo consiglio è quello di fare esercizio. Almeno 2 volte a settimana bisogna muoversi un pochettino. In realtà bisognerebbe fare esercizio fisico 4-5 volte a settimana, ma so che è stressante, è veramente troppo pesante, quindi magari, ecco, riduciamolo a 2 volte a settimana se siete pigre un pochettino come me, però fate movimento, muovetevi perché è importante. Nono consiglio è quello di bere succhi di frutta, ovviamente non quelli confezionati che sono
pieni di zucchero e poca frutta, fatevi in casa dei centrifugati e bevete un bicchiere di centrifugato di frutta e verdura ogni mattina. Vi ho parlato dei centrifugati che fanno bene alla pelle in un mio vecchio video, vi lascio qui il link. Ecco, seguite un attimino quei consigli e quegli abbinamenti per prendervi cura della pelle. Mi raccomando, un bicchiere ogni mattina e vedrete appunto la differenza. A parte nell'organismo vi sentirete proprio meglio e avrete una pelle molto più luminosa e sana. Ultimo consiglio, che è quello molto ma molto importante, forse quello più importante di tutti, è quello di proteggersi dal sole. Dovete mettere sul viso una pelle solare, protezione 50, e mi raccomando abbondate, perché voi non li vedete ma i segni del sole ci sono. Non basta poca crema solare, ma dovete abbondare veramente tanto, fare proprio una barriera dai raggi solari che, ahimè, purtroppo invecchiano tantissimo la pelle. Ma voi lo sapete questo, vedete anche le persone che magari vanno a fare le lampade, io quando le vedo mi spavento perché dico: cacchio, ma hanno la pelle arricciata, ma come fate? Cioè, non vi rendete conto? Vabbè, la lampada è un po' diversa dal sole, ma più o meno i danni, insomma, sono quelli, e si vede. Quindi mi raccomando, coprite la pelle benissimo con la crema solare, protezione 50. Allora, questo è tutto, spero che il mio video vi sia stato utile, sia stato interessante per voi, spero di avervi dato qualche consiglio, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su, lo dico sempre, lasciatemi qualche commento se volete, io vi rispondo sempre, o comunque cerco di rispondervi sempre, e niente, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!